Castiglion fiorentino, sempre più città del cinema. In attesa che comincino le riprese di Anna Rosenberg, il teatro Mario Spina ha infatti ospitato la presentazione del film A mano disarmata di Claudio Bonivento, che vede Claudia Gerini nei panni di Federica Angeli, giornalista di Repubblica che dal 2013 vive sotto scorta a causa delle minacce mafiose ricevute per le sue inchieste sulla criminalità organizzata ad Ostia. Se io adesso faccio una telefonata, che dico io? Tu non lavori più. Fede, fatti gli affari tuoi, è meglio per tutti. Giornalista de Ostia, io te levo la serenità dentro casa. Sono stato scelto per questo ruolo da Claudio Bonivento perché Claudio mi disse: voglio te perché hai gli occhi buoni. Dice, un cattivo con gli occhi buoni che faccia cose cattive è più interessante. E la storia la conosco perché vengo da Roma, insomma, parliamo di Federica Angeli. Federica Angeli, ho avuto l'opportunità di conoscerla sul set, una persona splendida, lei e la sua famiglia. Il film racconta, almeno a mia veduta, e poi bisogna, uno lo guarda e vede quello che ci vede dentro, per me racconta una forte assenza delle istituzioni in confronto alle persone che poi vogliono fare il proprio dovere. Io, facendo quel ruolo, nel momento in cui lo facevo, mi è stato facile, anche perché prima mi arrestavano per fare quello, oggi mi fanno fare quello e mi pagano. Però quando ho rivisto il film, che mi è capitato a Santa Severa, ho visto il film e ho capito tante cose, insomma, mi sono sentito non a mio agio facendo parte di quella segnata una scorta. Le sarà vietato muoversi se non accompagnata almeno da due carabinieri. Quindi darete una scorta anche per i nostri bambini? Mi dispiace, per i minori la scorta non è prevista. E sarà sempre Castiglion fiorentino, infine, il set del thriller psicologico Anna Rosenberg, che vede protagonista Claudia Gerini e che verrà girato proprio in questi giorni, un film ispirato ad una storia vera. Gireremo nel comune di Castiglion fiorentino, dove stiamo creando la scena, le scene per il film. Questo film sarà impostato, i significati sono, parliamo del femminicidio e degli abusi di potere. Questi sono i due punti fondamentali e il tutto sarà impostato sullo sguardo dei personaggi e in particolare anche di uno sguardo esteriore che racconta appunto e mostra questi fatti. Quindi sarà un gioco molto d'azione tra la macchina da presa e l'azione dei personaggi.